Il mercato degli smartphone Android è ormai da tempo afflitto da un male davvero importante, ovvero quello della frammentazione. Sono infatti tantissimi i prodotti sul mercato che offrono versioni diverse del sistema operativo di Google. Questo anche perché molti di questi prodotti non vengono mai aggiornati neanche una volta nel corso di tutta la loro vita. Ecco perché fa sicuramente piacere trovare sul mercato smartphone come questo Xiaomi Mi A1, un prodotto che offre Android nella sua versione One, ovvero quella versione del sistema operativo di Google che dovrebbe essere controllata direttamente dal colosso di Mountain View per quanto riguarda gli aggiornamenti. Ma bando alle ciance, perché questo Xiaomi offre anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, e allora non vedo l'ora di raccontarvelo in questa recensione. Esteticamente siamo di fronte a un prodotto che mi ricorda davvero tanto OnePlus 5 ed è praticamente identico al suo fratello Mi 5X. Osservato nella parte posteriore possiamo notare la scocca unibody in materiale metallico con il sensore per le impronte digitali posto al centro e facilmente raggiungibile con il dito indice, oltre che veloce e assolutamente affidabile. Nella parte alta abbiamo invece la doppia fotocamera accompagnata da un flash LED dual tone di cui però vi parlerò tra poco. Il fronte è caratterizzato da un vetro Corning Gorilla Glass a protezione del display da 5,5 pollici, caratterizzato da una finitura a 2,5D sicuramente molto piacevole al tatto. Un po' vintage forse i tasti a sfioramento nella cornice, che sono però ben retroilluminati e quindi visibili anche al buio. In generale un prodotto ben assemblato con dimensioni non contenutissime ma comunque utilizzabile con una sola mano senza troppa fatica. Come appena detto, il display misura 5,5 pollici per quanto riguarda la diagonale, è di tipo IPS e offre una risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel. Ne consegue una densità di poco superiore ai 400 ppi. Si tratta di un display standard in 16 noni che si comporta però piuttosto bene in tutte le situazioni di luce. La luminosità massima è elevata, parliamo di oltre 500 nit, e questo compensa bene i neri non profondissimi, ma tali da ottenere comunque un contrasto di circa 1000:1, sufficiente per osservare senza problemi il display all'aperto e per ottenere un angolo di visione davvero molto buono. Sicuramente migliorabile la calibrazione dei colori, specialmente in relazione al punto di bianco che tende verso tonalità fredde, ma è un difetto che è comunque contenuto e al quale ci si abitua in fretta. Ma veniamo a parlare di fotocamere. Questo Mi A1 offre gli stessi sensori e la stessa configurazione del top di gamma Mi 6, ovvero una fotocamera con lente standard e una con lente zoom 50 mm, ma con un'apertura focale differente per entrambe. Parliamo infatti di f2.2 per quella con lente standard e f2.6 per quella da 50 mm. Non luminosissime quindi, ma comunque in grado di far risultare questo smartphone come uno dei migliori, se non il migliore, in questa fascia di prezzo. Molto buone le foto scattate alla luce, che si distinguono per un buon dettaglio, colori vividi ma non eccessivamente saturi e un HDR davvero molto efficace. Non male le foto alla luce anche quando scattate con il modulo con lente zoom da 50 mm. In questo caso abbiamo la possibilità di avere un'immagine più ravvicinata con una perdita di qualità molto inferiore rispetto a quando utilizziamo lo zoom digitale su altri smartphone. La situazione degrada in maniera evidente invece scattando in situazioni di luce non ottimale. In questo caso, complice l'assenza di stabilizzazione e le lenti non molto luminose, si ricorre agli ISO. Subentra un rumore di fondo importante ed è davvero difficile ottenere foto luminose anche quando attiviamo la modalità notturna. Dobbiamo comunque ricordarci che stiamo parlando di uno smartphone da meno di 200 euro e pretendere di più, vista anche la concorrenza, sarebbe davvero forse troppo. La funzione principale di questa doppia fotocamera, al di là dello zoom, è però sicuramente quella di poter scattare utilizzando la modalità ritratto. In questo modo avremo una profondità di campo minore ed un effetto sfocato molto più accentuato. Dobbiamo dire che i risultati ottenuti con questo Mi A1 sono davvero molto buoni. L'algoritmo riconosce i contorni davvero in maniera ottimale e riesce a riprodurre un effetto bokeh piacevole e preciso. Nella parte frontale abbiamo poi una fotocamera da 5 megapixel di risoluzione che offre delle prestazioni nella media della fascia di prezzo, quindi buoni risultati con luci ottimali ma sicuramente migliorabili in caso di penombra. Tuttavia si tratta sempre e comunque di foto accettabili e buone per essere postate sui social network. Per concludere il discorso fotocamere, non manca poi la possibilità di registrare video fino a una risoluzione massima di 4K a 30 frame al secondo. Purtroppo, anche per quanto riguarda il 1080p, il frame rate è fermo a 30 fps. Nella registrazione video purtroppo si nota la mancanza di ogni genere di stabilizzazione, ma abbiamo comunque dei buoni colori, una buona messa a fuoco, veloce e precisa, e una discreta reattività ai cambiamenti di luce.
E che dire invece del motore che muove questo Xiaomi Mi A1? Beh, anche in questo caso l'azienda cinese non ha voluto lesinare, e al contrario di quanto fanno molti altri produttori che all'interno di smartphone di questa fascia di prezzo inseriscono Snapdragon 430 o 435, ha dotato questo Mi A1 di uno Snapdragon 625 con prestazioni sensibilmente migliori. Un sistema una chip che, accompagnato dai 4 GB di RAM e dai 64 GB di storage, costituisce un comparto hardware in grado di rendere questo smartphone sempre molto reattivo e fluido in qualsiasi operazione. Le app si aprono davvero velocemente e la RAM è gestita in maniera ottimale, tanto da permetterci di tenere molte applicazioni aperte in background e trovare anche le più pesanti sempre pronte all'utilizzo. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo ovviamente il Wi-Fi presente in configurazione dual band, l'LTE compresa la banda 20, Bluetooth 4.2, GPS con la GPS e GLONASS, non abbiamo purtroppo l'NFC ma abbiamo un sensore a infrarossi e anche la radio FM. Buona ricezione anche nelle zone più difficoltose e buono il comparto audio sia per quanto riguarda la capsula che per lo speaker, che pur essendo uno solo offre una buona potenza abbinata a una discreta qualità. Ma una delle caratteristiche più interessanti, o forse addirittura la più interessante in assoluto, è indubbiamente quella di essere il primo smartphone Xiaomi ad offrire Android in versione One. Niente interfacce personalizzate, quindi un Android praticamente stock, fatta eccezione per alcune app, tra cui quella della fotocamera per poter sfruttare il doppio sensore, e soprattutto aggiornamenti gestiti direttamente da mamma Google, una caratteristica che dovrebbe permettere di ricevere gli aggiornamenti in tempo molto breve, quasi in contemporanea con i Pixel. Interfaccia quindi senza fronzoli, sempre estremamente fluida e con tutti gli strumenti messi a disposizione da Android Nougat, come le scorciatoie da icona, il multitasking a doppia finestra e il Google Assistant, che entro fine anno introdurrà anche l'italiano. E chiudiamo parlando di autonomia. All'interno di questo Xiaomi Mi A1 troviamo un modulo batteria da 3080 mAh di capacità, che grazie al processore ben ottimizzato e all'interfaccia senza personalizzazioni, che spesso appesantiscono di molto lo smartphone, riesce a portarci a sera senza problemi in praticamente ogni occasione, anche in caso di utilizzo intenso. Nel malaugurato caso in cui vi troviate comunque in emergenza, ma dovrete veramente impegnarvi per scaricare entro una giornata la batteria di questo smartphone, non ci sono purtroppo sistemi di ricarica rapida, ma il caricatore in confezione permette comunque di completare una carica in poco meno di 2 ore, un tempo decisamente ragionevole. Tirando le somme, vi ho quindi parlato di uno smartphone completo e sicuramente molto equilibrato, caratterizzato da buone prestazioni, una fotocamera discreta, un'autonomia assolutamente eccellente e soprattutto dalla presenza di Android One e quindi da aggiornamenti fondamentalmente garantiti dalla stessa Google. Il tutto ad un prezzo che tra l'altro online parte da poco più di 200 euro e scende fino a circa 180 euro. Beh, che dire, davvero difficile volere di più in questa fascia di prezzo. Trovi ulteriori informazioni, la scheda tecnica completa, le foto e video scattate durante la prova nella recensione che ho appena pubblicato sulle pagine di HDblog, di cui ti lascio il link qui sotto in descrizione. Se questo video ti è piaciuto non mancare di lasciare un bel like, iscriviti ovviamente al nostro canale YouTube e perché no, attiva anche le notifiche in modo che possiamo sempre avvisarti ogni qualvolta pubblichiamo un nuovo video.